Meglio un fotovoltaico con un picco di potenza alto o uno più costante? Dipende da come distribuite il vostro consumo giornaliero. L'obiettivo è sempre far coincidere produzione e consumo, quindi con una curva di consumo a campana ovviamente sarebbe meglio avere una curva di produzione anch'essa a campana. Per tutte le altre curve di consumo, ad U, piatta, campana tagliata, il mio consiglio è invece di preferire la costanza rispetto alla prestazione pura. Sovraccaricando l'inverter si allarga il tempo di funzionamento fino a creare idealmente un rettangolone di produzione, una produzione costante in tutto l'arco della giornata. E voi direte, perdo un sacco di energia che potrei produrre nelle ore centrali. Sbagliato, perché andrebbe in rete, mentre aumentando il tempo di funzionamento riuscite a destinare gran parte della produzione all'autoconsumo. Nota a margine, se la vostra curva di consumo è a forma di U, siete tra i primi che dovrebbero pensare ad un sistema di accumulo.